Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegli quello che fa per te. Quando una donna capisce che sei l'uomo che fa per lei, io credo che lo capisca tramite due indicatori. Il primo, sei la persona migliore che lei ha trovato in quel momento, dal vivo, sui social, sei la persona con cui sta intrattenendo un contatto, una conoscenza, una conversazione o quello che è, meglio di tutti gli altri. Quindi, paragonando te con gli altri, tu stravinci. Questo è il primo. Il secondo, sei quello che meglio incarna ciò che lei considera positivo in un uomo. Mi spiego peggio, tutte le caratteristiche che lei cerca in un uomo, che per la maggior parte dei casi lo riconosco sono molto similari perché le ragazze sono ragazze, quindi hanno delle determinate caratteristiche che cercano in un uomo, ecco, se queste sono soddisfatte, quindi la sicurezza in sé, e il fatto di essere una persona intrigante, attraente, eccitante, eccetera, eccetera, che sono genericamente apprezzate dalle donne, sono giuste, sono lì, sono a posto, ci sono, ma oltre a queste ci sono delle cose che personalmente lei apprezza in un uomo, come può essere, non so, la sua spiccata voglia di avventura, il fatto di saperla far ridere o saperla intrattenere e saper tirare sempre sul morale suo quando la situazione lo richiede. Ecco, metti che siano queste le cose, no, che la ragazza personalmente apprezza, che lei sente di volere dal suo compagno, quando le trova in te, miste a quelle ovviamente generiche che non possono mancare, hai vinto e lei si è convinta di aver trovato la persona che fa per lei e quindi il suo uomo ideale, che magari si discosta un po' da quello che è la visione dell'uomo ideale perfetto, che non esiste, magari non incontrerà mai. Stessa cosa può avere un uomo, ne ho parlato ampiamente in un video, però dice: questo è la versione più simile, più vicina all'uomo ideale, che non esiste, ma esiste solo nella mia testa, che posso trovare in questo momento. Ce l'ho qua, è lui, lo scelgo. Fine. E questa è dimostrazione del fatto che se tu perdi progressivamente queste caratteristiche perché smetti di implementarle, smetti di esternarle, di farle vedere cose, di mostrarle certe cose, lei potrebbe cambiare idea su di te. O meglio, se non sei capace di mantenerle e non hai creato con lei un legame che vada oltre tutto ciò e quindi anche un affetto dovuto al tempo che passate assieme, lei potrebbe incappare o venire trovata da un ragazzo che in quel momento storico è migliore di te e potrebbe far sì che lei cominci a girarsi a guardarlo perché è attratta da lui, perché lui incarna tutte quelle cose che a lei piacciono, ma in quel momento lui le incarna meglio di te. E quindi, a meno che lei non sia legata a te da un sentimento più profondo, si sposterà e guarderà lui. Quindi devi sempre essere capace di tenerti la tua ragazza, donna, moglie o quello che è, e far sì che nessuno te la possa, tra virgolette, rubare o possa far vedere che è meglio di te, altrimenti lei, se, ripeto per la terza volta, non è legata da un legame profondo con te e quindi tende a spostarsi facilmente se si accorge di uno migliore, sceglierà lui. Perché? Perché è migliore. Perciò, se lei ti interessa e vuoi mantenere una relazione costante e che cresca nel tempo, stai sempre sul pezzo e mantieniti sempre come lei ti ha conosciuto, ovvero nella versione migliore di te che più la interessa. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo nel prossimo video.